Ci saranno 4 sfide. 2 sfide le eseguirà Menzo, mentre altre 2 ovviamente Mr. Ed. Per quanto riguarda il video sarà diviso in 2 parti, esse verranno caricate nei 2 canali corrispettivamente alla sfida di entrambi gli youtuber. Ma passiamo alle sfide! Sfida numero 1, il carrello. Lo youtuber sarà dentro un carrello e semplicemente dovrà essere spinto giù da una discesa. Sfida numero 2, lo youtuber utilizzerà il fucile a pallini di potenza pari a 1 joule per sparare all'altro youtuber. Sfida numero 3, le uova. Lo youtuber dovrà lanciare con lucida cattiveria queste covate di gallina. Sembra l'altro youtuber, ovviamente. Sfida numero 4, la ceretta. Qui non c'è molto da spiegare. Come iniziare un video? Nel canale di Mr. L, con un semplice tiro di dadi, si è deciso che iniziava a fare e sorteggiare la prima sfida. Mentre in questo video possiamo vedere il continuo, ovvero le altre 2 sfide. Adesso c'è Menzo che sceglie la sfida, tocca proprio a lui, è prontissimo. Mancano le sfide più difficili. Manca la 1 e la 2. La 1 e la 2 che sarà rispettivamente la 1 il carrello e la 2 il fucile da soft air. Quindi... carrello, buttarsi per una discesa sopra un carrello, cioè è diverso da dire il carrello. Boh, io scosso, vado. Scossa. 2, fucile da soft air. Andiamo. Ma guardate, devi tirare dentro al carrello. Questo, che pesa 600 kg tipo, una cosa del genere, gli arriverà dritto nelle chiappe e nelle gambe, nella schiena, mentre corre. Per cui, io... Ma lui si deve buttare giù per una discesa sopra un carrello. Instabilissimo, perché è una delle cose più instabili di questa terra. Io direi di procedere alla sfida. Direi di partire, così lo ammastiamo per bene. Io ero contentissimo fosse uscito il fucile a pallini, perché esatto, Credevo di non soffrire questa sfida. Ma in realtà... E invece dalla mia faccia è il contrario, perché io so quanto fa male prendersi un fucile addosso e lui non era consapevole, quindi ero tutto faccia da troll, eccetera, eccetera. Te sapevi bene cosa mi aspettava. Esatto. Porca troia! Ah, merda! Mi preso qui dietro. L'abbiamo ucciso. Come siamo messi qui? Lì siamo messi un po' male. Aspetta, adesso vi faccio lo zoom sul culo. No, neanche male, dai, non si vede niente. Si vede? No. Io ho ancora i segni della guerra sulla schiena. Quei fottuti pallini mi hanno fatto le croste. E c'ho ancora i buboni che sembrano dei becchi di Vespa. Ma il bello è che adesso non è niente, con confronto ai segni che gli lascio fra 2 secondi, quindi... andiamo. Strano, perché io sto quasi per piangere. Aspetta questa. Ragazzi, iscrivetevi dal suo canale. Stavolta l'ho massacrato, veramente stavolta.
faceva vedere la sofferenza nelle mie gesta. Sì, cioè, mi ricorda uno di quei matti che ci sono nei manicomi che stanno tipo così, che fanno. Io riguardandomi invece mi sembrava più un barbone che soffriva proprio il freddo dell'inverno. Durante il Natale, malissimo. Estate 50 gradi tra tutte le imbracature. Però. Estate! Ecco la sfida, cosa ha provocato nella schiena si vede. Il nostro Menzo. Qua nel culo. Aspetta, qua nel culo? Qua nel culo si vede anche meno. Anche meno? No, però mi fa ancora male. Sono dei bei bustolini. Mi fa ancora male, cazzo. Era brutta questa, però a te ti tocca il carrello, se non ricordo male. Sì. Non ricordarmelo perché è una brutta cosa il carrello. Allora andiamo al carrello. Qui, bastardo, te la ridevi, però nel frattempo io te l'ho fatto soffrire come un cane. Perché lui, capito, io ho fatto fare la ceretta, io ho sparato quei pallini, però adesso lui godeva perché sapeva che il carrello mi massacrava. Io sapevo che sarebbe stato adrenalinico, ma non sapevo quello che sarebbe successo dopo. Non volevo morissi, Ed, non volevo morissi. Sono ancora io, dai, sì. In realtà sono un fantasma. Siamo qua. Io ho GoPro in testa e nel carrello c'è un'altra GoPro. Forse è la sfida più critica questa, più pericolosa. Ma ammazzo. Si ammazza. Cioè muoio proprio, cioè la vita finisce dentro un carrello. Muore. Appeso. Finita. Partiamo. Arriviamo subito. Partiamo. Sto vedendo lo schianto là davanti a me. La morte imminente. No, raga, mi ammazzo. No. Sei pronto? Sì. No, ammazzo. Oddio. Vado. Oh merda. Ti lascio. Oh merda. No, Mirko, sono paura per te. Guarda tu. Oh. No, sta dentro. C'è qua. Qui di nuovo bastardissimo che se la rideva mentre io stavo per andare a morire ammazzato proprio così tranquillo. Pensa che c'era qualcuno che stava. No! Qui cosa è successo? Veramente c'è. Capisci che sei un youtuber fallito, che non capisci niente di riprese, di un'esperienza più totale, che devi ancora migliorare. Qui la vita stava per finirmi davanti. Abbiamo piazzato la telecamera dove lui sarebbe dovuto arrivare col carrello. La furbizia proprio, in due non ne facciamo mezzo, veramente, una cosa assurda. In due non ne facciamo mezzo. Ma vai a cagare. L'ho salvata! Il braccio. Ce la fai a scendere? Tutto bene? Ed? No, non ci credo. È il bello della diretta, raga. Succedono anche queste cose. Sono ammazzato, però. Il resto sta bene. Sì, stai bene. Io mi sono fatto male bestia al ginocchio perché ti sono venuto a salvare. C'era la macchina fotografica, ha rischiato veramente tanto. Puttana, non ci ho mica pensato. Stai tranquillo, il peggio è passato. Amore mio, sai come. Vado a prendere la GoPro che ce la rubano. Ci rubano la GoPro, vado a prenderla. Signori, oggi avete visto un video. Mai visto su YouTube probabilmente. Ditemi se avete mai visto una roba del genere. Ci siamo impegnati così a fare questa cosa nuova, poi aggiunga. Fantastico, incredibile. Ma mi raccomando signori, questo video deve arrivare almeno a 500 mi piace. Cioè, qualcosa di incredibile. No. 510 mi piace. Nel mio canale invece 508. Quindi mi raccomando, passate anche dal mio canale. Perché ci sono le altre sfide sul suo canale. Le altre due sfide. Sono le altre due sfide. Quindi signori, il link in descrizione del suo canale, passateci, lasciate mi piace, iscrivetevi. Quindi lasciate sotto nei commenti delle sfide per fare i
prossimo video. Per fare il prossimo per video. Per il prossimo video. Per il prossimo video. Mi raccomando, 500 like sia nel suo video che nel mio. Mi raccomando, ci vediamo nell'altro canale. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Un salutamento e da Mr. Ed. E alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.